Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Scopriamo insieme a Elisia. Ciao. Per scoprire insieme a voi Madison, un nuovo horror suggerito da parecchi di voi. L'abbiamo preso grazie ai nostri amici di GOG, che ringraziamo, e lasciamo nei commenti il link, nei commenti, in descrizione il link alla pagina del gioco e ce lo godiamo nei limiti di Aspetta quello che che si può avvicino un po' fare. questo, ecco. Nei limiti di quello che si può fare con un gioco così terrificante, perché fa paura. Ah Un sì? omaggio a PT, un omaggio a tutti quelli. Quindi vediamo. Ho già idea. Mi tocca. Fotocamere e mostri. Eccolo Se ti trovi al buio, cerca di illuminare la strada con il flash della fotocamera. Ricorda la cosa più terrificante di sempre. che puoi silenziare il personaggio principale della sezione audio. I suoi commenti non si sentiranno, ma vedrai i No. sottotitoli. E Perché uno dovrebbe? inoltre. Puoi anche morire. Ma non puoi salvare. Bloodius Games. Faccio io questo? No, so io vomito. Ah, ma mi posso muovere! Answer me that! Your own family. Your own blood. What the hell are you thinking? Che fa? Ma How in the apro? hell crossed Non posso. aspetta. What the fuck is Nasconditi, fai happening qualcosa. here? You've ruined our Non mi family. riesco a chiudere dentro. What am I gonna do now? Gli è rimasto incastrato il marsupio. What am I gonna do? Ci sarà un piede di porco nel cassetto? L'envelope da tuo cugino Romeo. Vabbè. Vabbè, ma si può aprire? Oh, è aperta, eh! Scritto? To John Maxwell Family. Perché non si. Vabbè, non si vuole aprire. Va bene. Devo trovare la maniglia. Vedi maniglie? Prova a scendere. Forse la luce della TV serve per illuminare qualcosa. È una maniglia? Cioè, la gestione del mouse che è una roba veramente da codice penale, lo posso dire? Hai mica il pad a portata? Quale? L'altro, quello del PC. Accendilo. Accendi, accendi. Lo accenda, prego. Provi a muovere. Funziona, vedi? Controlli. Sì. Sì, meglio il pad. 100 volte. You are not my son. You are not my son. Il preda aveva ragione. What an idiot that was. Ma fa Come che? on. Maybe I can get out through grandpa's house. I gotta get out of here. Come si chiama la fobia dei corridoi? Corridoiofobia? Ma Ne ho idea. Senti,
Se vuoi ci dividiamo un compito. Sei sicura? Sì. Wasn't there a door here? Ma non c'era prima. Ah, sono uscita tutti al martello. Vabbè. Devo andare? Cioè, sta cosa basculante. Devo girare? Prima vediamo cosa so. Ma girati tu, vai. Allora, con questo interagisci. Sì. E con questo corri. Okay. Basta. Prego. Girati, girati. Girati, girati. Girati. Io guardo lì che c'è niente, frega. C'è niente. Vado, lancio, venda. Si è aperta la puerta a sinistra. Oh. My birthday present? C'ha 16 anni. Non sa, eh? No. Grandpa was just like dad. Albert Maxwell. 1968. Vediamo un po' se si apre, ma non mi pare. Prova a premere tipo. Interagisci qua? Ah! C'è la macchina fotografica. Facciamo una foto? Afferra. Ti hai premuto LT per usare la macchina fotografica e RT per scattare. Scatta. Sì, vabbè, ma. Scuoti con RT. Scuoti con RT. Capisco che i comandi chiari e te non. Bene. Vabbè. Ma fanno un'altra? Vabbè. It must be broken. Deve essere rotto. Esci dalla puerta. È chiusa. It's locked. Serve un codice. Vedi un po' la foto del nonno. 1968. Vediamo un po'. Usa QRT. 1, 9. L'1 andava bene. 1. Come mi fa a cambiare? Ah! Scusami, ma perché sei così allergica, ecco, a quello che c'è scritto su schermo? 1, 9. A sua disculpa, bisogna dire che c'è il microfono che gli copre quella parte, 6. Vai. Indietro. Si è aperta sta cippa. Vedi un po' il quadro del nonno. Dov'era? Quello direttamente no. Ruote. Tanto mo appare. Vedo niente. Poi non puoi andare oltre. Vedi qualcosa? No? No. Serial killer. Arriva qualcuno. Ci sono numeri? No, gira un po'. Vai a sinistra. Sul muro non c'è niente. No, senti scritte. No. Vai, vai, vai. Since the notorious family murder, and in spite of numerous offers of family assets,
Quindi la macchina dove era maledetta. Che bello. Sai che volo gli avrei fatto fare? Ah, non ci dici l'anno? Niente. Vabbè, guarda intorno in camera, ci sarà qualche scritta. Che è? Prova a spegni la luce. What? C'è un cappio al posto del... Guarda il cappio. Che gli devo fare il cappio? No, magari potevi interagire col cappio. Col cappio, guardo. Ah, si è aperta la porta. Tanto mo se li chiude. Guarda, già aperta pure prima. Siamo entrati da qua. Ma non si era richiusa? No. Sei sicura? I cassetti si aprono? Uno sì. Ah. Chiave. Vabbè, lì serve il coso. Dov'era la chiave? Che diceva? All'ingresso. Scusa, ma quei documenti che ci stanno? Sono la foto, fa vedere. Aspetta. Sali. 43082, no, non è numeri. Troppo, devono essere 4. Qui? Dietro alla lettera del nonno. C'era la data. C'era la data? Aspetta che. C'era la data. 1968, niente. Vabbè, esci dalla porta. Forse ho messo male i numeri. No, no. Esci dalla porta. So la che stai rimandando. Esci dalla porta, so che stai rimandando perché. Perché tieni paura. Abbi il coraggio. Ah. Fa la foto. Ah, fa la foto. Fa la foto. Okay. C'è niente. Fa il po' me, dai. Tu vuoi beccarti il mostro? Ecco. Ma sempre più vicino a sto coso. Ma sai che non la farei mai nella vita sta cosa, no, che sta facendo lui? Io me ne ero già. Non ero neanche entrata. Ma c'è un codice sull'etichetta? No, è il nome. È l'orario il numero. Non c'è l'orario. Guardo da lì, meno paura. Dal nostro secondo monitor. Cosa? Ma niente. Con Bill Levy, eh? Stavo usando sto coso? Dobbiamo aprire la cassaforte, su. Ho capito, ma non... Riproviamo 1968. No! Mi sa che dobbiamo mettere il quadro qua. Vai, vai. L'attacco? I should find a nail or something to hang it with. Un chiodo, qualcosa per appenderlo. Ma che è qua la foto là? Hai visto chiodi? Ancora? Oh. Ecco. Prego? 15:00, vai. Ma non sarà mai un orario, su. Ma cosa ne sai? C'è il chiodino, ma non riesco. Oh. Ojo. Ma perché siamo qua? Eh? Ojo! Non 8, eh.
Ocho! Dai, metti sto chiodino. Ok, dita. Poi chiodino. Bella. Bene. Ne è proprio valsa la pena. Fagli la foto. Ma tartarina nonno. Ecco il codice, ecco il codice. Andiamo. Ha indicato? Lì siamo noi il codice. Devo girare? Ah! C'è la porta. Dai, su. Oh. Chiave dello studio. Olo. Lo studiolo. Qua c'è il codice. Era la stanza quella. What the hell has Dad been doing here? Ma papà chi? Si immagina. Keep and way, Jay. Gira qualcosa? No, ce la sono io. Dad said he was repairing grandpa's house, but instead he's been investigating this woman. What is going on? Ah, se non usate. Cosa c'era là a fianco? Non lo so. Allora, spero che lo troverai utile. Per favore fai attenzione, ricorda quello di cui abbiamo parlato. Ti chiamerò il prima possibile Prete Thomas. So che i nastri sono vecchi, ma ho ancora difficoltà con i computer. A martellate. Prendi, prendi. Che devo... My notebook? So Dad's the one who took it away from me. Esaminiamolo. I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Beh, ma in tutto ciò... Stiamo trovando tutti i pezzi che però... No, no, conserva, l'hai rimesso dentro? No, 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 ho cliccato. Beh. Che era? Non lo so, un tuono. Grandpa's house. Qua non c'era. Since he died. Fuck. This storm must have taken up the power. I think Grandpa had a generator in the basement. Mo dove sta la cantina? Vai giù. Fregatene, va, torniamo quando c'è. Torno? La luce. Vai, vai. No, 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 vai giù, vai giù. Ma è una statua. Sì, vabbè, ma... È una statua? È una statua. Ah. Clicca a caso. No. Gli ultimi, saranno i primi, gli ultimi. Perché? Parti dall'ultimo. Non posso! Ah, ti fa andare in ordine? Allora, fai uno sì, uno no. Terzo, terzo. Mannaggia. Ah! Acchiappato? Ma chi è che c'ha sta roba dentro casa? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Perché non lo vorresti avere un generatore così enorme? Che al primo temporale... Io piuttosto che farmi una cantina del genere,
Vivo sul tampone, Sì. guarda. Ma che Jupiter Mars. è? Io sono alla ricerca del codice, ma non. Troppa luce comunque, eh. Pasticcotti. Ci stiamo cacando sotto. Come? Ci stiamo cacando. Casa pulita, ordinata. Itself to a human. Demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you What want is to this man break talking that about? link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs, and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming So aggressive, Dad even thinks violent. This is that the I'm result possessed? of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches. The latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them I can't believe Dad malleable, contacted this compliant. person. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. Io l'ho sempre detto. There's just no way. I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I oh God. My head. A door. A red door. What's happening to me? Is this what that man was talking about? It can't be happening to me. Mamma. Could it be the basement door? De nuovo? Ci sono appena stato in cantina. It has no signal. Andiamo in cantina. Che sta più a gusto. Ah, ma la cantina nostra, non la cantina del nonno.
No, no! It smells awful. Do not use. Perché? Chains? Le catene accesso, ma vale un po' troppo. Combinazione destra, 8 sinistra. Ah. Però non abbiamo il destra. Perché un bagnetto nella vasca non lo vuoi fare? Mamma. Ma quante porte ci stanno? Stanza davanti al nonno. I gotta find a way to open this door. Chiusa. If I get out of this house. Le nove o'clock. O'clockalo. Si può fare niente. Vabbè, ragazzi, per il momento, visto che il demone non si è fatto... È tutto chiuso, mazza quanto è geloso della roba sua. Diciamo che questo è il preludio all'orrore, per ora. Esatto. Sopravviveremo a ciò che ci aspetta, ma soprattutto, volete proseguire? Fatecelo sapere nei commenti e ci sorprendete di conseguenza. Fermo restando che sta cosa basculante a me mi fa sentire come se fossimo in barca. Quindi non proprio benissimo. Cioè, questo più che c'ha bisogno di uno che gli dia la mano a camminare, delle scarpe adatte, perché... Cammina su due gommoni. C'ha sta andatura che non mi pare proprio eccezionale. Quindi, per il momento, questo è tutto. Noi ci aggiorniamo a breve, grazie agli amici di GOG per il codice. E noi ci vediamo. Aspetta. No. Speravo, ma no. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.